vai con la musica. Un applauso, ci siamo! Giornata speciale per Ranzanico, inaugurazione ufficiale con questo torneo alla memoria di un campo quindi rimesso a nuovo, che diventa un punto di riferimento ancora più importante per il vostro comune. Sì, diventa importante perché è un campo in erba sintetica nuovo e quindi è un progetto che avevamo già idea di farlo da diversi anni e siamo riusciti quest'anno a portarlo a termine con una buona spesa, con risorse tutte dell'amministrazione comunale, poi siamo riusciti a portare a termine questo lavoro, quindi sia il campo sintetico che è stato modificato in lunghezza, è stato modificato anche in larghezza, sono state cambiate le luci e le recinzioni, quindi consegniamo un bel campo alla polisportiva. Quindi un investimento importante per voi? È un investimento importante perché si parla sempre di 90.000 euro, incluso di spese tecniche, di IVA e tutto quello che ci sono, oneri di sicurezza, eccetera. Quindi è una spesa sì importante, ma ci voleva per un'amministrazione comunale per Ranzanico, perché un campo sintetico non ce l'avevamo. Oggi, perlomeno possiamo dire, ce l'abbiamo. Difficile fare sport nei paesi piccoli, com'è la vostra realtà? È difficile fare lo sport nei paesi piccoli perché un po' che mancano le attrezzature, perché alla base mancano sempre i soldi, poi mancano le attrezzature, poi manca la palestra, cioè qui siamo senza palestra, il campo era ancora in sabbia, cioè quindi perlomeno adesso cominciamo con il campo in erba sintetica, poi penseremo al futuro. Ranzanico, anche Beppe Rota e alle sue spalle le sue maglie, quanto siamo arrivati adesso? Continuo a dire più di 3.000, ma adesso non voglio allungarmi, ma saranno 3.500, 3.600, eccetera. Che bello, oggi Ranzanico, una giornata splendente per questi due ragazzi che ci guardano dal cielo. È arrivato anche Robby Facchinetti, il suo messaggio, che ci ha salutati, per cui vuol dire che i miracoli avvengono anche a Ranzanico. Ciao ragazzi, sono Robby Facchinetti e ho appena saputo che state iniziando questo torneo di calcio. Vi auguro veramente che questa bellissima, straordinaria avventura mi porti molto 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 lontano. Tantissimi auguri sempre da Robby Facchinetti. Ciao ragazzi. Belle doca, grazie Robby. Giorno di festa, giorno dell'inaugurazione del campo, tantissimi sindaci, grazie naturalmente alla polisportiva che mi ha voluto qui con le mie maglie. Ho messo 100 maglie perché Tori e Previtali hanno trascorsi dall'Atalanta, Albino Leff, eccetera, eccetera. Ho voluto fare un misto di questi 100 esemplari, tutti colorati, direi stupendi, una bella emozione davvero. Un'emozione perché, ve lo dico, il 27 inizierà questa splendida serata, mi faranno una mega festa in Valle Camonica e ringrazio Ottavio Bonino del Panathlon di Valle Camonica che vuole fare una serata tutta per me. Finalmente esce il libro di Beppe Rota, Tra le maglie della vita, per cui 256 pagine a colori, non dovete perderlo.